Con il 75% del PIL è il turismo a dare all'economia maltese il contributo principale. Ma un aiuto importante arriva dal gioco. Siamo nella sala VIP del Dragonara Casino. È un casino che è stato inaugurato nel 1964. Era il primo progetto maltese per far venire il turismo qui a Malta. Tradizionale e online. Il gioco rappresenta circa il 12% del PIL nazionale, 12.000 i dipendenti tra diretti e indotto. Siamo aperti 24 ore su 24 ore, 364 giorni all'anno, perché chiudiamo nel Venerdì Santo. È l'unico giorno che il casino è chiuso. Il mercato dei casinò tradizionali produce 40 milioni di euro l'anno. In questo settore nessuno ha paura dell'esito delle europee e nemmeno delle future elezioni politiche. Perché è un settore che ormai contribuisce così tanto per l'economia maltese che sarebbe, diciamo, stupido non lasciarlo crescere di più.